avrei preferito 100 volte morire in combattimento piuttosto di consegnare la mia spada al nemico. Vi siete battuto con molto coraggio, capitano. I conti di Ventimiglia sanno rispettare gli avversari valorosi. Allora siete il figlio del corsaro rosso? Sono 15 anni che mio padre è morto, ma vedo che il suo ricordo è ancora vivo tra voi. È stato sempre un nemico leale. Leale e generoso. Tuttavia voi spagnoli non esitaste ad impiccarlo. Mendoza, 10 uomini alle coffie, il resto sotto coperte sul cassero. Bene, capitano, andiamo. Non domando clemenza né per me né per i miei uomini. Vi chiedo soltanto di risparmiare le donne. Il carico del galeone è vostro. Rassicuratevi, capitano. Non ho intenzione di valermi dei miei diritti di preda. A bordo di questa nave c'è un solo uomo che voglio catturare ad ogni costo. Un traditore. Quando l'avrò trovato, potrete riprendere il viaggio. Cercate dappertutto, frugate in ogni angolo. Non ci deve sfuggire. E sia ben chiaro a tutti, nessuno osi toccare i passeggeri o depredarli. Intesi? Se mi scoprono, mi fanno la pelle. Salvami qua, ti prego. Aiutami. Di che sono caduto in mare durante la battaglia. Ah, bravo. Così se ti trovano, impiccano anche me. È un gran rischio quello che mi chiedi. E che ci guadagno a salvarti? Ti pagherò bene. Sono ricco, nessuno lo sa. Ho delle gemme nascoste. Dove? Nel manico del mio pugnale. Ti darò 2 diamanti se mi salverai. Quanti ne hai? 8. No, no, 10. Ne voglio 5. Ma... E ho già un'idea. Aiuto! Aiuto, pronti! Lasciatemi! Abbiate pietà di me! Piuttosto la morte! Ah! Non urlate così! State calma! Non vi facciamo nulla, noi cerchiamo soltanto un uomo! Non vogliamo niente da voi! Oh, questa poi! Ma non siete corsari! Non depredate la gente! No, signora, no, anzi, siete pregate di raggiungere la vostra cabina. Nessuno vi toccherà nemmeno con un dito. Oh, la mia padrona! Torniamo giù. Un magnifico bottino. Varrà almeno 70.000 pezzi da 8. Sì, anche 80.000. Distribuite questa somma all'equipaggio. Pagherò di tasca mia il valore del galeone. Sono Juan Herrero, commerciante. Dalle carte di bordo risulta che ti sei imbarcato a Maracaibo con un certo Vanais. Dov'è il tuo compagno? Non lo so, non l'ho più visto. Ti consiglio di non raccontarci frottole. Davvero? È sparito durante la battaglia. Oh, guarda. Forse è caduto in mare. Ella. Eccolo qua. È proprio lui. Avanti. Muoviti. Su. Oh, Marchese, è stato orribile. È stato orribile. Ho dovuto difendermi con tutte le mie forze da quei bruti. Oh, che paura. Ma sono riuscita a fuggire. Calma, Isabella, calma. Ah! Potresti almeno bussare, villana. Che tono. Però mi piacciono le donne coraggiose. Sono più ardenti. Uscite immediatamente. Calma, calma. Devo perquisire dappertutto. Il mio capitano cerca un suo nemico. E la cabina di una bella dama è il nascondiglio più sicuro per un uomo. Uscite immediatamente, vi ho detto. Vi giuro che qui non c'è nessuno. Togliti di mezzo, tu. Sì, signore. Sperate di trovarlo lì dentro? Lasciate stare quei monili. Il vostro capitano... Me ne infischio del mio capitano. Lui va in cerca di traditori e io invece di gioielli e di belle donne. Capitano, l'abbiamo trovato, adesso lo portano qui. La promessa fatta alla memoria di mio padre è stata mantenuta. Ti ringrazio, Mendoza. No! Abbiate pietà di me! No! Lasciatemi! 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 Un momento!
Aspettate! Legatelo a quell'albero! Dovrà essere giudicato secondo le leggi della filibusta. Aiuto! Aiuto! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Aiuto! Aiuto! Lasciatemi! No! Con i miei uomini ti ho aiutato a conquistare la tua preda. Ora voglio la mia. Ti darò la tua parte, come a tutti. Già, e ti prendi il boccone migliore. Il riscatto di questa donna vale quanto tutto il galeone. In questo caso sarà del più valoroso. Avventura abbia turbato il vostro viaggio. Non vi sarebbe stato difficile evitarmi simili emozioni. E come? Restando a casa vostra, se ne avete una. Quella è la mia casa. E sarei molto onorato se mi concedeste di ospitarvi. Su, gettate la maschera. So benissimo la sorte che mi aspetta. Qual è il prezzo del mio riscatto? Oh no, per voi non c'è prezzo. E poi io non corro i mari per denaro. Per distruggere allora, per uccidere. No, solo per fare giustizia. E quindi è per fare giustizia che mi volete condurre prigioniera sulla vostra nave? Voi prigioniera? Non vi permetto di ridere così. Scusatemi, sono il conte di Ventimiglia. Vi ho invitata sulla Folgore per rendervi omaggio, ma se rifiutate, vi scorterò alla vostra cabina. Vorrei che questa fosse la soglia del mio castello in Italia. Ve la farei varcare tenendovi fra le braccia. Perdonatemi. Forse sono io che dovrei chiedervi scusa. Sono stata ingiusta con voi, ma credevo... Cosa? Niente. Prima vedevo solo il corsaro in voi. E ora? Ora spero di rincontrarvi e di poter ricambiare la vostra cortesia. Mi chiamo... No, vi prego. Un ricordo così bello non può avere un nome. Preferisco resti legato solo all'incanto del vostro sorriso. Arrivederci, conte di Ventimiglia. Tutti a bordo della Folgore! Abbandonate il galeone! Salutate i colori della vecchia Spagna! Il Consiglio degli Anziani ti dichiara perciò colpevole di tradimento e ti condanna a morte. No! No! Vi scongiuro!
Non potete uccidermi! Abbiate pietà, sono un vecchio corsaro! Sono uno dei vostri io! Ora te lo ricordi, potevi pensarci prima quando hai venduto il tuo capitano! No! Sono stato costretto! Se non mi avrei fortunato ucciso! Abbiate pietà di me! Io so tutto degli spagnoli, conosco le rotte dei loro galeoni, vi farò ricchi! Non è col denaro che puoi pagare la vita di suo padre e di sua sorella! No! La sorella no! Ascoltatemi! Sei anche vigliacco, oltre che traditore! Ma insomma, che cosa aspetta? Ascoltatemi! Ascoltatemi, vi supplico! La bambina non è stata uccisa! Dovete credermi! Sono io che l'ho salvata! È vero! Posso ancora mentire! Silenzio! Tacete! Fatelo parlare! Capitano, vostra sorella è viva! Sono io che l'ho salvata! Solo per questo mi dovreste risparmiare! Andategli retta, un traditore, uno sporco bugiardo! No, non è vero! Vi giuro che viva! Avevo l'ordine di ucciderla, ma non lo feci! E dov'è adesso? Io so dov'è! Sono il solo a saperlo! Posso condurvi da lei quando volete! Guardate, capitano, anche vostro padre si affidò a lui per riavere la bambina! Fu lui che organizzò lo scambio degli ostaggi! E sapete come andò a finire! Non è vero! No, non è vero! Non è vero! Ora è diverso, sono in mano vostra. Riavrete vostra sorella, ve lo prometto. Chiedo solo di essere abbandonato in un'isola deserta come si fa con i disertori. E se tu avessi mentito? Allora mi consegnerete ai vostri uomini. Faranno di me quello che vorranno. Fate vela su Maracaibo, non ve ne pentirete. Vedete che non vi ho mentito, ecco il parlatorio e c'è persino il cieco accanto alla porta, tutto come vi ho descritto. Oh, voglio fargli solo l'elemosina, ci porterà fortuna. Grazie, illustrissimi, che Dio vi benedica. Imbroglione. Certo, fu portata qui. Mi ricordo benissimo. Una bella bambina, bionda, vero? Avete visto? 15 anni fa, a dicembre avete detto? Sì, fu data a voi, vi rammentate? No, no, sorella? A suor... come si chiamava, come si chiamava? Non importa, sorella. Suor Angelica, ecco. E dove si trova adesso? In paradiso, beata lei. Cosa? E aveva 87 anni. Una santa creatura, sì. Veramente noi parlavamo della bambina? Oh, certo, certo. Vado a chiamare la madre superiora. Lei sa tutto perché pochi giorni fa sono venuti altri due signori a chiedere di quella povera orfanella. Due signori? Sì, la madre vi dirà tutto. Permesso? Chi può interessarsi a mia sorella? Me lo sto chiedendo anch'io. Questa storia comincia a piacermi poco. Il signore sia con voi. Madre. Riverisco, madre. Suor Celestina mi ha riferito. Dunque, la ragazza che cercate si trova a Cartagena. A Cartagena? Sì, al servizio della marchesa di Montelimar. Mi ricordo che l'ho già detto giorni fa a quel signore. Oh, guarda. La bambina è stata battezzata qui da voi, immagino. Che nome le avete dato? Oh. Da questa parte! Thank you.
ormai siamo fuori tiro. Sì, ma ce la siamo vista brutta. Che importa? Se non altro ho la certezza che mia sorella è viva. E adesso bisogna che io la ritrovi. Non potete andare a Cartagena. Vi ucciderebbero come hanno ucciso vostro padre. Non voglio che la figlia del conte di Ventimiglia e della principessa dei Darien sia un'orfana senza nome. Mendoza! Cambia il nome di Folgore in Nueva Castiglia. Puntiamo su Cartagena. È un rischio grosso, capitano. In fondo è una sorellastra per voi, non l'avete mai vista. Se non sapete nemmeno come si chiama, come farete a riconoscerla? La riconoscerò, non temere. Ha un tatuaggio sulla spalla, il simbolo che distingue i sovrani degli indios. Un piccolo serpente circondato da 7 stelle. Vediamo. Gira. Ancora? Sì, ma bisogna togliere questi nastri. No, stanno così bene. Scusate, volevo dire che è tanto bello così. Ti piace davvero? Immensamente. Quasi non mi riconosco. E allora, e tu? È il regalo che ti ho portato da Madrid. Mio, davvero? Oh, grazie, Marchesa. Come siete buona con me. Vi voglio tanto bene. Anch'io te ne voglio, Neala. Su, torniamo al lavoro. Tieni. Sono contenta che abbiate smesso il lutto. A dire la verità, ho esitato un po' prima di decidermi. Ma francamente non posso continuare a piangere un marito che non ho quasi conosciuto. Dovrei fingere e non mi piace. Ma questo è rotto. Ah, sì, lo indossavo sulla nave. I corsari non sono sempre gentili. Mettilo da parte e lo regalerò a Isabella. No, anzi dammelo. Desidero conservarlo. Per ricordo. Di che? Di una così brutta avventura? Oh, non è stata tanto brutta. Un ricordo talmente bello non ha bisogno di un nome. Chi è? Posso entrare? È vostro fratello, Marchesa. Oh, vieni, Miguel. Va pure, Neala, finiamo dopo. Miguel. Carmen, vengo a dirti addio. Mi dispiace che tu parta. Siamo stati così poco insieme. Aspetta. Comunque, sono molto orgogliosa della tua nomina. E quale nuovo comandante delle guardie di Sua Eccellenza il Governatore, non potevo portarti che un dono, una lama di Toledo. Questa è la più bella spada del mondo e tu sei la più cara delle sorelle. Oh, no, Miguel, mi hai spettinata. Sei bella anche così. Se verrai a Panama conquisterai tutti, anche il Governatore. Non ci tengo affatto alla corte di mio cognato. Intendevo conquistarlo alla mia causa, sai. Dato il mio rango e la mia qualifica di ufficiale, ho bisogno del suo consenso per poter... Miguel, non avrai forse intenzione di sposarti? E se anche fossi? Oh, ti sei di nuovo innamorato. Ti giuro, Carmen, questa volta è una cosa seria. Se sapessi chi è la fanciulla... Non desidero saperlo, me lo dirai quando verrò a Panama. Se ti ricorderai ancora il suo nome. Perché non ti sei tenuta quel vestito? Ti stava così bene. Non posso portarlo sempre. E perché? La marchesa veste sempre così. Ma io non sono una marchesa, Pepita. Tieni. Sei tu, Miguel. Credevi che partissi senza salutarti. No, Miguel. Ti prego, devi essere ragionevole. Il nostro è un sogno senza speranza. Io non sono nobile, non so neanche chi siano i miei genitori. Come posso entrare a far parte di una famiglia come la tua? Io non rinuncerò mai a te, qualunque cosa dica mia sorella. Le hai parlato? Sì, ma senza fare il tuo nome. Non me ne ha dato il modo. Lo vedi? Non acconsentirà mai. Ma no, è in me che non ha fiducia. Ma tu sai che ti voglio bene, vero? Ti giuro che sarai mia moglie. Quando sarò a Panama chiederò il consenso al governatore, al viceré, magari al sovrano in persona. Ma non ti perderò. Eccellenza, sono certo che non vi opporrete alla mia richiesta. Amo quella donna più di qualsiasi altra cosa al mondo. Concedetemi di farla mia sposa. Che diavolo state dicendo, Miguel? Niente, volevo... Avrei giurato che parlavate da solo. Stavate provando una commedia? Farete l'amoroso, vero? È un ruolo che vi si addice. Quanto a voi, quello di consigliere. Devo vedere immediatamente il governatore. Vi prego di annunciarmi. Mi dispiace. Sua Eccellenza in questo momento è occupata. Riceve i notabili del Darien. Spero che si siano messe le scarpe per l'occasione. Certo.
Ma se le sono tolte prima d'entrare, in segno di rispetto. Anche a nome del viceré, posso ora assicurarvi che tra 15 giorni, nel 18° anniversario della sua nascita, la vostra principessa vi sarà restituita per essere insediata sul trono. I nostri occhi sarebbero toccati dalla luce se potessero incontrarsi per un momento con quelli della nostra principessa. Oh, mi dispiace, è impossibile. Non è ancora tornata dalla Spagna. Abbiamo avuto cura che la principessa fosse educata come una regina, benché sia figlia di un nostro nemico, il corsaro di Ventimiglia, e ciò in omaggio alla potenza dei suoi avi materni, nostri alleati fedeli. Potrete constatarlo voi stessi tra 2 settimane alla fortezza di Guayaquil, dove avrò l'onore di consegnarvela. La potenza del tuo sovrano ti illumini sempre. E che il vostro cammino sia sicuro. Che il diavolo vi porti. Don Juan de Sasebo, alcalde de Cartagena. Avanti. Si direbbe che Vostra Eccellenza non sia troppo soddisfatta dei diplomatici del Darien. Sospettano qualche cosa? No, non ancora. Ma sono preoccupato. Sono ormai 20 giorni che ho mandato Juan e Van Ays a Maracaibo e quegli idioti non sono ancora tornati. Perché perdete tempo a cercare quella ragazza? Perché, perché? Perché al viceré sta molto a cuore la faccenda. E quando l'avrete trovata, che cosa le direte? Mia cara figliola, io ho ucciso tuo padre a tradimento per coprirmi di gloria e ottenere la nomina a governatore. Uffa. Ma ora ho scoperto che sei l'erede del trono del Darien e vorrei che considerassi chiuso l'incidente e dividessi con me il tesoro della corona. E che cosa dovrei fare allora? Affrontare la situazione. Andare dal viceré e dirgli che la ragazza non c'è più. Sarebbe un grave errore, perché la ragazza c'è. Come sarebbe a dire? E se non c'è, ci sarà. Vale a dire, è come se ci fosse. Mi vuoi prendere in giro? No, 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 non oserei mai, eccellenza. Lasciate che vi spieghi. Io mi riferivo alla principessa che noi presenteremo agli ambasciatori. Una ragazza ragionevole di nostra scelta e che si presti al gioco. Quanto alla legittima erede al trono del Darien, se è morta, tanto meglio. Altrimenti ho il presentimento che le capiterà una grave disgrazia. Alla salute della principessa del Darien. Alla salute. Entra. Che cosa avete fatto tutto questo tempo? Un viaggio disastroso, eccellenza. I corsari ci hanno assaliti e depredati. Il mio compagno è stato catturato e io... Tutto questo non mi interessa. Hai avuto le informazioni che volevo. Ma... Andiamo, parla! È viva? Sì. E dov'è? Come si chiama? Si chiama Neala. È la damigella della marchesa di Montelimar. Di mia cognata. Penso che i tuoi doveri di alcalde di Cartagena ti richiamino in sede. Obbedisco, eccellenza. Devo porgere i vostri omaggi alla bella cognata? Certo. Anzi, invitala da parte mia a venire qui a Panama. Avrà il piacere di stare vicina a suo fratello e eviterà emozioni troppo forti. Thank you.
spero che mi concederete almeno un ballo prima di raggiungere vostro cognato a Panama. Quando contate di partire, Marchesa? Fra 2 o 3 settimane. Peccato, se voi partiste subito potrei scortarvi e proteggervi. Perché? Avete forse paura che qualcuno mi rapisca? Le vostre avventure di viaggio giustificano il mio timore. Mia cara, dovete aver provato un terribile spavento. Ma dite, quei corsari, che gente sono? Proprio tanto, tanto feroci? Oh, no, tutt'altro. Tra loro ci sono anche dei perfetti gentiluomini. Oh, voi chiamate gentiluomini i banditi che vi hanno derubato. La vostra generosità non ha limiti. Ma non ci hanno derubato, ve lo posso assicurare. Nulla è stato portato via dalla nave, né hanno preteso il nostro riscatto. E allora perché vi hanno aggrediti? Cercavano un uomo, un ex filibustiere, credo. Un certo Van Ays, per caso? Non saprei. Comunque, malgrado il vostro entusiasmo, grazie. Sono ben lieta che la Nuova Castiglia sia arrivata in porto oggi. Ci proteggerà dai corsari. Non trovate che Anita de Almeria è di un'eleganza squisita? Cerca di rendersi interessante per farsi perdonare le sue origini oscure. Io la trovo deliziosa. Ci mancava che dessero una festa proprio stasera. Andiamocene, capitano. Niente affatto. Così anzi potrò avvicinare la padrona di casa senza dar sospetto. E se qualcuno dovesse riconoscervi? Oh, è impossibile, non c'è nessuno. Ma che... tutti i fulmini. Fortuna che l'abbiamo vista prima di entrare. Filiamo, capitano, finché siamo in tempo. Non far l'idiota. Ricordati, io sono il conte di Miranda e voi miei servi, hai capito? Ma capitano, quella donna... Non aver paura. So che non mi tradirà. Quando è arrivato? Un'ora fa, ho voluto portarvelo subito. Siamo in troppi a occuparci di quella ragazza. Sarà meglio non perdere tempo. Conte Enrico di Miranda, comandante della Nuova Castiglia. Adesso so perché mi hanno ordinato di difendere la città dai corsari. Nessuno scrigno al mondo ha mai racchiuso una gemma più splendida. Grazie. Sono lieta di ricevere un così valoroso cavaliere. Mi concedete questo ballo? Con piacere. È stata una follia. Perché siete venuto a Cartagena? Per vedere una persona a cui tengo immensamente. Un altro traditore da punire? No, un essere cui voglio bene e che fa parte della mia vita dal giorno che vi ho conosciuta. Dunque, tu nel cuore nascondi un segreto. Quale? Vorresti essere bruna. E che altro c'è scritto sulla mia mano? Che hai un tatuaggio sulla spalla. Io? Un neo, volete dire? E poi l'ho qui sulla gamba. Posso rotolare? Leggi la gamba. Tutto questo mercato, vieni in cucina, vieni. E voi chi siete? Isabella. Isabella, volevo rivedervi. Ho affrontato pericoli senza nome per giungere fin qui. Devo domandarvi una cosa. Davvero? È vero che voi avete un... Cosa? Io un tatuaggio? Ma che idea vi viene? È Neala che ce l'ha. E chi è Neala? Eccola là. Sul balcone. Quella ragazza vestita di giallo che sta giocando col gattino. È una povera orfanella che noi raccogliemo per pietà e... Oh! Oh! E ditemi, che ne fate dei corsari quando li avete catturati? Li mangiamo vivi. Furlone! Posso offrirvi un rinfresco? Grazie. Vedo che vi diverte scherzare col fuoco. Se volete, posso anche presentarvi al comandante delle carceri. Se dovessi dire la verità, preferirei che mi deste un'informazione. Se si tratta di questioni militari, mi dispiace, ma non potrò aiutarvi. Signor Conte. Chiedo scusa, ho avuto quelle notizie circa i corsari. Non voltatevi e andate via. Ti prego, Isabella, va a prendermi una mantiglia. Va subito, perché ho un po' freddo. Sì, Marchesa, ma... Ti prego, Isabella, va. Bene, Marchesa.
Neala. Come conoscete il mio nome? Io so tutto di voi. So anche che avete un tatuaggio sulla spalla destra. Ma, signor De Miranda... È un serpente circondato da 7 stelle. Vi prego, ditemi quando posso rivedervi. Devo parlarvi di vostro padre. Di mio padre? L'avete conosciuto? Sì, era un vero gentiluomo. Vi dirò tutto di lui. Datemi un appuntamento. Siete un uomo conteso, conte di Miranda. La marchesa di Montelimare e tutte le sue ospiti non hanno occhi che per voi. Scusate. Vi avverto però che è pericoloso in questo paese appartarsi con una fanciulla. C'è sempre una lama nell'ombra. È una minaccia? No, solo un avvertimento. Grazie della vostra premura. Allora? È tutto pronto. Ecco, quella è la porta di servizio. E se fosse chiusa? Non c'è pericolo. Juanita mi aspetta e le donne per me. Lo so, lo so. Allora intesi. Voi due salite nella camera della ragazza. Lui terrà bada la sua bella. E io? Via, andate. Oh, il conte di Miranda. Bravo. A quanto vedo non avete perso tempo. Risparmiatemi le vostre insinuazioni. Come prendete fuoco? Ho colpito nel segno, è vero? Dopo una lunga traversata, una bella vedova fa gola a un marinaio. Preferisco far conto di non avervi sentito. Andatevene. Saggia decisione, soprattutto prudente. Purtroppo la prudenza si confonde spesso con la vigliaccheria. Cane bastardo. Vi farò pagare la vostra insolenza. Pensate alla vostra pelle piuttosto. La mia è al sicuro quando ho la spada in pugno. Vi avverto che il cimitero è pieno dei miei avversari. Ah! Meglio per voi. Vi troverete in buona compagnia. Che non mi aspettavo tanta resistenza. Siete taciturno, conte. Questo non è cortese. Ora, gentiluomini, è uso scambiarsi delle frasi gentili mentre ci si batte. Ma forse a voi non l'hanno insegnato. Vi siete fatto annunciare come conte di Miranda, lo siete davvero? Sono un gentiluomo e questo vi basti. Maneggiate l'arma al modo italiano, direi quasi che siete... Il mio vero nome è inciso sulla lama della mia spada. Ma non credo che riuscirete a leggerlo. Presto, capitano. Qui non è più aria per noi, è entrata della gente in giardino. E c'è una carrozza al cancello. E questo? Ho dovuto battermi. Mi aveva provocato. Accidenti, ora li avremo tutti addosso. Ma capitano, cosa fate? Aspettami qui. Ma non potete. In caso di pericolo, filate. Se avete paura, si intende.
Su, presto! Vi ha visti qualcuno? Non credo. Dov'è Dorado? Maledizione. Chi è stato? Aveva questo piantato nel petto. Ricco di Ventimiglia. Portate via la ragazza, presto! Voi chiamate le guardie. Il figlio del corsaro rosso è nel palazzo, non deve sfuggirci. Non muovetevi, se fate un passo vi uccido. Voi. Mi dispiace molto di avervi disturbata. Ma non avevo altra scelta. Siete troppo audace, anche per un corsaro. E voi troppo diffidente. Via, datemi questa pistola. Nelle vostre mani sta molto meglio un fiore. Credete che non avrei avuto il coraggio di colpirvi? Tutt'altro, ma sarebbe stato inutile. Che intendete dire? Che avrei continuato ad amarvi lo stesso, come ho fatto fin dal primo istante. Dovrei essere indignata, farvi cacciare dai miei servi. Invece... Invece? Non posso. Perché sentite che sono sincero. Mi comporto come una sciocca. Ignoro tutto di voi, eppure... Oh, vi prego, continuate. Mi sembra di conoscervi da sempre, di avervi atteso tutta la vita. E ora non saprei adattarmi all'idea di potervi perdere, credete? Signor Conte, ci hanno scoperto! I soldati hanno circondato il palazzo! Venite con me! Presto! Due qua di guardia! Oh, Don Sasebo! Silenzio, devo vedere subito la marchesa. Ma che è successo? Oh. Questo passaggio dà sui tetti. Che Dio vi protegga. Devi promettermi di avere fiducia in me, qualunque cosa accada. Non dubiterò mai, te lo giuro. Ti amo, Carmen. Marchesa! Marchesa! C'è Don Juan de Sasebo che vuole parlarvi. Che cosa volete? Non può essere fuggito. Cercate dappertutto. Un corsaro nascosto in casa mia, non vi sembra assurdo? Eppure il figlio del corsaro rosso è entrato nel vostro palazzo e ha rapito una donna. Una donna? Chi? La vostra damigella, Neala. È impossibile. Conte di Miranda, il cacciatore di corsari, prego non affliggetevi. Sono delusioni che capitano alle donne troppo belle e troppo sole. Mandatevene. Marchesa? Oh, io... Guardate dove mettete i piedi. Tra poco devo montare di servizio. Corpo di una trainasta fuori di qua! O vi ammazzo come polli! Calmati.
Non abbiamo cattive intenzioni. Siamo solo di passaggio. A proposito, dove siamo? Siete nel palazzo di Sua Eccellenza l'Alcalde, Don Juan de Sasebo. Non c'è male come via di scampo. L'abbiamo proprio scelta bene. E questa stanza cos'è? L'alloggio dei sottufficiali. E voi parlate col sergente Barreco, guascone! Per tutti i fulmini, io sono basco, quasi parenti. E tu a questo uniforme? Allora scusa, ma devi proprio prestarmela. Pigliacchi, no! Lasciatemi! Farci giocare così da un corsaro, forse a quest'ora è già sulla sua nave. Che cosa fai lì tu? Esci! No, aspetta, portami un bicchiere di Malaga e che nessuno mi disturbi. Bisogna catturare la Nueva Castiglia. Ordina alla fortezza di aprire il fuoco se la nave alza la vela. Via, puoi andare. Dov'è mia sorella? Che sorella? Non sapevo che aveste una sorella, Conte di Miranda. Non cercate di divagare. I vostri uomini stanno dando la caccia ai corsari. Nessuno vi verrà in aiuto. Io sono un buon giocatore. Mi piace vincere, ma so anche perdere. Quanto credete che valga la mia persona? Ben poco. Avanti, parla. Dov'è mia sorella? La lettera non lascia dubbi. È partita. Non so per dove. Il governatore ha ordinato di condurla a Panama. A Panama? A che scopo? Non lo so. Vi giuro che non lo so. Non posso dirvelo se non lo so. Credete che il governatore mi confidi tutti i suoi piani? Ah! No! L'orecchio no! Vi prego, vi dirò tutto. Stanno inseguendoci? No, no, è andata. Meno male. Martin, puoi raggiungere la folgore? Saprò cavarmela, sono un buon nuotatore. E poi, nero come sei, chi vuoi che ti veda? Bene. Allora va, presto. Di che ci aspettino a Capo Tiburon. E ricordati appena a bordo di fare il solito segnale. Siamo intesi? Sì. Buona fortuna. Senti, Mendoza, dobbiamo andare subito a Panama. La vita di mia sorella dipende da noi. Già, ma come faremo a uscire dalla Puerta del Sol? Speriamo che la divisa che indossate ci aiuti ancora. Andiamo. Alto là! Dove vai, sergente? Ho l'ordine di scortare quest'uomo fuori dalle mura. E chi è? Un corriere del governatore. Su, sbrigati, apri la porta. Hai il salvacondotto? A che gli serve? Ci sono io che lo scorto. Già, ma c'è l'ordine di non far uscire nessuno dalla città. Ma riguarda i civili, io sono un soldato. Aspetta, chiamo il sergente. Mi dispiace, non possiamo prenderci responsabilità. Già, capisco. Questo sì. Vieni qui un momento, Barreco. Ci sono due che vogliono uscire senza salvacondotto. Fulmini e sette! Oh, chi si rivede? Eccoci qua. Continuate a fare buona guardia voi due. Li conosco io, questi gentiluomini. Venite con me, per favore. La porta!
dobbiamo fare i conti. La mia divisa costa soltanto 6 dobloni. Voi me ne avete lasciati 20. Ve ne darò altri 20 se ci fate uscire dalla Puerta del Sol. Questo mai! Un guascone la libertà non la vende, la conquista! La regala. Cosa volete dire, Don Barreco? Sono il figlio cadetto di una nobile famiglia di Guascogna, soldato, ahimè, per necessità, ma filibustiere per segreta vocazione. Destino vuole che la mia ferma finisca proprio stanotte. Chiedo di essere arruolato dal più valoroso di tutti i corsari, il nobile signore di Ventimiglia. Vi ingaggiate in un brutto momento, Don Barreco. Stiamo per correre una pericolosa avventura che può non avere ritorno. Che cosa importa? Il rischio e il sapore della vita. È una bella morte e la poesia dell'avventura. Signor Guascone, le chiacchiere non aprono le porte. Dimenticate la poesia e tirate fuori le chiavi. Il segnale. Martin è arrivato. Stanno attaccando la folgore. Il mio secondo è un gran marinaio. Porterà la nave in salvo. Andiamo. Farle il funerale. Dovrei farvi impiccare tutti quanti. È solo addormentata, eccellenza. Le ho dato un sonnifero, si agitava come una forsennata. I miei ordini erano chiari. Perché non avete obbedito? Don Juan de Sasebo dice che cambierete idea ora che quel corsaro... Lui doveva mandarmi, non la sorella. In ogni caso, adesso non c'è che una soluzione. La ragazza deve essere fatta sparire immediatamente. Provvedi. Subito. Riceverai altrettanto dopo. A cose fatte. Ma come? Volete proprio che io... Per che cosa credi che ti paghi? Allora? Ecco, di qua si vede benissimo il palazzo del governatore. Non sarà facile entrarci. E purtroppo le prigioni sono nei sotterranei. Non ci resta che sperare in Barreco e nelle sue preziose amicizie. Alle
meglio di una Sivigliana. Bevi. E allora? Ti ho già detto tutto. Il governatore mi ha scartata e ha scelto Dolores. E ti garantisco che balla come un'anitra. Secondo lui io sarei troppo vecchia. Io? Che imbecille! Se la guanto l'ammazzo! Non esageriamo. Cari amici, accomodatevi. Vi presento Paquita, la più grande ballerina del mondo. È incantato. Quando balla Paquita, è divina. E quando parla non bisogna perdere neanche una parola di quello che dice. Capito? Oggi Paquita ha ballato davanti al governatore. Sua eccellenza sta cercando una ragazza per farle fare un lungo viaggio. La vuole giovane, senza legami e che altro? Con sangue indios nelle vene. Per tutti i fondi. Muoviti, Paquita, stai sempre a chiacchierare, muoviti. Va bene, vengo, vengo. Vedete che entusiasmo scateno, altro che Dolores. Siamo impazienti anche noi. Avete sentito? E tu credi che vogliano... È evidente. Hanno intenzione di sostituire mia sorella e forse anche di sopprimerla. Dobbiamo entrare nel palazzo a tutti i costi e subito. Possiamo mangiare? Sì, signore. Allora serviteci. Che cosa? Quello che c'è di meglio. Steak, pulli, fatemi. Va bene, non dubitate. Ah, un momento, avete un bel capretto? Certo. Allora preparatelo e mi raccomando che sia ben grosso. Va bene, signore. Va, Mendoza. Io l'ho detto al governatore, ah sì? Perché io quando ragione non guardo in faccia nessuno e bevo i bicchieri, mi faccio rispettare. Lo garantisco io. Giusto, bravo. E sapete qua, protestare ufficialmente a Madrid. Ecco, servito. Io già immagino la faccia che farà quando lo cacceranno via. Queste cotolette sono eccellenti. Manca solo una punta di sale. Di sale, hai detto? Eccolo! Grazie, amico. Se permetti. Molto gentile. Mi hai commosso. Ho un cuore così sensibile. Ma insomma, la volete smettere? Perché? Vi abbiamo forse colpito. No, ma potrebbe succedere. E allora aspettate a protestare. Bene! Guapa! Vino Paquita! Mi è bastato guardarlo. È diventato pallido come un morto e mi ha supplicato. Grazie, Mendoza. Sei un fratello. Senti come sono buone queste olive. Oh, scusate. Sono veramente buone. Adesso basta! Ve lo ordino! Voi ordinate a me. Scusami, amico. Continueremo dopo. Poiché mi costringete, eccomi ai vostri ordini. Ah, no, Mendoza. Non si è mai detto che ti lasci solo. Due gentiluomini valgono bene quattro mammalucchi. Bravo, mammalucchi. Parate questa. Oh, 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 là là. Yeah.
vi ordino di fermarvi! Questa me la pagherete cara! Arrestateli! Un momento! Vi prego di calmarvi, questi signori li conosco io. Ma io non ho il piacere di conoscere voi! Come? Oh. Impossibile! Son Don Aramejo di Aguirre, gli Alicante de Los Angeles, i Conte di Alcalá. E grande di Spagna. Amico carissimo del governatore e grande amico nostro. Esatto. Sì, grande amico loro. Spiacente, ma io devo fare il mio dovere. Ah no, non potete. Solo il governatore può giudicare gli amici di un grande di Spagna. Voi avete violato la legge sul duello e vi siete battuti. Ci ha chiamati mamalucchi. Già. In prigione. Va bene, arrestato. Parlerò io col governatore e chiarirò ogni cosa. Vogliamo andare? Come? Addio, Don Barreto. Pregherò per venite. Te. Venite! Non temere, tesoro. Vedrai che la giustizia trionferà. Alma di mia alma. Prego. Oh, dopo di voi, signor Conte. Ah, impossibile. Voi siete il rappresentante della legge. Oh, per me è troppo onore. E poi voi siete amico di sua eccellenza. Giusto. Posso almeno offrirvi dei sigari? Oh... grazie. Addio. Che hidalgo. Ti ho detto che non ricevo nessuno. Lo vuoi capire che una principessa non si lecca le dita? Puliscile nella tovaglia. Questo conte non lo voglio vedere. Come hai detto che si chiama? Don Aramejo. Don Aramejo de Aguirre, gli Alicante de Los Angeles, i Conte de Alcalá. Onoratissimo. Caro Marchese, come sono felice di rivedervi dopo tanto tempo. Lo dicevo infatti al mio amico Sasebo. Non vedo l'ora di riabbracciare il caro Marchese di Montelimar. Ma io... E parlavo di voi pochi mesi fa a Madrid. A Madrid? Hai sentito? Ah, non c'è davvero da stupirsi che si parli di voi a corte. Dovreste ben saperlo, non siate modesto. Forse commetterò un'indiscrezione, ma non posso nascondervi che molti fanno il vostro nome quale futuro viceré. Certo c'è chi vi invidia e si augura che voi commettiate qualche errore. I miei omaggi, signorina. Ne parlavamo appunto con Sasebo a proposito della ragazza che stavate aspettando. Ragazza? Che ragazza? Andate. Potrebbe essere un colpo da maestro, ma anche un grave errore. Per questo sono venuto. Lasciateci soli, uscite. No, no, aspettate. Avrei da chiedervi un piccolo favore. Due miei amici, nobili cavalieri, si intende, sono stati arrestati per una disputa finita in un duello. Questioni di donne, sapete bene come succede. Non è vero, amico? Ma veramente? Va bene, liberateli. E un'altra volta pensateci bene prima di arrestare qualcuno. Andate. Dunque, Sasebo vi ha detto che... Certamente, se no perché sarei qui? Ma la ragazza? Se sapeste... Non è stato facile impadronirsene. Potevate eliminarla subito, però, senza mandarmela tra i piedi. Ho già trovato la persona che può sostituirla. Ma non si può sostituire Neala. Lei sola ha sulla spalla l'inconfondibile tatuaggio dei reali del Darien. Se morisse, sarebbe la fine per voi. Ma ormai è tardi. Alfonso! Alfonso! Ferma tutto! Aspettami lì! Siamo arrivati in tempo. Ma voi volete rovinarmi? Vi ho già chiesto scusa. Non basta! Vi ho chiesto scusa anche a nome del governatore. No, deve venire lui in persona a pregarci di uscire. E voglio che mi infili gli stivali. Certo. Posso aiutarvi io, signore? Avvertite Don Miguel che è arrivata la Marchesa di Montelimar. La Marchesa di Montelimar? Nessuna novità? Successo niente? No, signore, tutto tranquillo. Non fate entrare nessuno per nessun motivo. E raddoppiate la guardia. Ma Sua Eccellenza il governatore... Provvederò io ad informarlo. Raddoppiate la guardia! Don Sasebo, illustrissimo, disponete di me ai vostri ordini, Marchesa, ha permesso? Carmen, che bella sorpresa! Miguel! Sono felice che tu sia venuta, ma perché non mi hai comunicato il tuo arrivo? Ho deciso di partire all'improvviso. Ma che guaio, che guaio! E adesso che cosa le racconterò? Tutto per colpa di Sasebo. E pensare che avrei potuto diventare vice re! Una soluzione ci sarebbe.
La ragazza dorme. Se io la rapissi, non saprebbe di essere stata qui. Voi verreste a liberarla, guadagnandovi la sua riconoscenza. È un'idea. Senza dubbio, dopo una simile prova, tutto sarebbe molto diverso. Potrei farle credere qualsiasi cosa. Potrei dirle, ma damigella, sono anni che vi cerco. Nulla ho lasciato intentato pur di ritrovarvi. Sì, sì, senz'altro. Oh, cognata carissima. Molto lieta di rivedervi. Non vi aspettavo questa sera. È venuto invece per fortuna il tuo amico. Chi? Ma dove è andato? Il mio amico. Sarete stanca, cognata. Andate a riposarvi. Buonanotte. Accompagna tua sorella. Bene, buonanotte, eccellenza. Ma allora, quell'uomo, chi era? Probabilmente il figlio del corsaro rosso. Guardie! Guardie! Una cosa non riesco a capire. Perché ha rapito proprio Neala? È chiaro, per esigerne il riscatto. Ma che valore si può attribuire a un'ancella? Per me ha un valore immenso. Darei anche tutte le mie sostanze pur di liberarla. Ma allora la ragazza di cui mi hai parlato è Neala. Sì, Carmen, io l'amo. E se potrò salvarla, giuro che la farò mia sposa. Neala, fra tutte le fanciulle di Cartagena, hai scelto la più umile, ma certo la più degna. Che succede? Un uomo si è introdotto nel palazzo. C'è ordine di prenderlo, vivo o morto. Un uomo? Sì, signora, un corsaro. Vengo con voi. Tu, rimani qui di guardia. A domani, Carmen. Buonanotte, Miguel. Oddio! Che c'è, Carmen? Niente, niente. Ci era sembrato di vedere un'ombra, ma ci siamo sbagliate. Buonanotte, Miguel. Buonanotte. È lo stesso fiore di quella notte. Stai zitta. Svignarcela. E Neala. Per il momento è salva. Hai visto? Se ti avessi dato ascolto, avremmo combinato un bel guaio. Scusate, eccellenza, ma io ve l'avevo mandata viva, mentre voi... È veramente graziosa. Strano che io non l'abbia mai notata in casa di mia cognata. Già, mia cognata. Bisognerà evitare a qualsiasi costo che la veda. Portiamola subito a Guayaquil. Eppure... si sta svegliando. Dio mio. Ma dove sono? Cosa volete da me? State tranquilla, siete tra amici. Non mi riconoscete? Don Juan de Sasebo. Oh, eccellenza. Non vi affaticate. Avete corso una brutta avventura, ma io sono riuscito a strapparvi dalle mani del conte di Miranda. È lui che mi ha rapita? Sì. Ma allora ha rapito anche la marchesa? No, quel pirata mirava soltanto al vostro riscatto. Ma perché al mio riscatto? Mi si è concesso l'onore di informarvi che quale diretta discendente della regina del Darien siete l'unica erede al trono. No, è impossibile. Guardate voi stessa la prova della vostra origine regale, questo tatuaggio. È ancora una bambina. Non siete mica sposata, vero? Allora un marito scelto dal gran cacicco siederà al vostro fianco sul trono. Sposare un indios? No, mai! Così vuole la legge del Darien, altezza. E se fossi già sposata? In tal caso, il vostro sposo regnerebbe con voi. Avete forse un pretendente? Oh, eccellenza, vi scongiuro, dateci il vostro consenso. Così Miguel ed io... Miguel? Chi è Miguel? Il vostro capitano delle guardie, eccellenza. Il fratello della marchesa di Montelimar. Ah. Ci amiamo tanto,
Dateci il vostro consenso. Va bene, cara. Se siete fidanzata con Miguel, lo sposerete. Grazie. Purtroppo ora non è qui, sta dando la caccia a quel corsaro. Ma lo troverete a Guayaquil e là vi unirete in matrimonio. Siete felice? Sì, tanto. Siete proprio una bambina. Alto là, Domingo, non fare il buffone. Sono amici del governatore, nonché amici miei. Su, apri la porta. Prego, prego, illustrissimo. Grazie, capitano. Ah, ma allora ci posso sperare. Sperare in che cosa? Ma come? Nella mia promozione a capitano. Sono soltanto un alfiere. Posso garantirvi che alfiere non resterete. Riverisco, eccellenza, e grazie. Ma c'era ordine di non far entrare nessuno. E con questo? Non sono mica entrati, sono usciti. Andiamo! Oh. Io non capisco che bisogno c'era di fare tutta questa galoppata. Neanch'io ci tenevo. Il governatore però ha insistito. È più di un anno che ho ereditato Villa Rosalia e non l'ho ancora vista. Oh, santo cielo! A me la carrozza dà così fastidio. Buongiorno, Marchesa. Luis! Luis! Frusta i cavalli! Via, al galoppo! Presto! Anima mia! Non è facile avvicinarvi. Lasciate la mia mano. Che accoglienza. Un po' strana da parte di una donna che aveva giurato di aver fiducia in me. Sono stata pazza quella notte a credere alle vostre parole. Io non vi ho mentito, Carmen. Anche quando avete detto di amarmi? Soprattutto in quel momento. Dov'è Neala? Non chiedetemelo. Ma voi sapete dov'è? Sì. Perché l'avete rapita? Non l'ho rapita io. Chi è stato allora? Scusate, preferisco non dirlo. Ritengo che questo colloquio sia durato anche troppo. Avete ragione. È tutto tempo perduto. Enrico, aspettate! Abbi fiducia, ti prego. Dimentica il corsaro, è il conte di Ventimiglia che ti parla. Io dovrei crederti mentre tu diffidi di me. Tu sai dove è Neala e io devo ignorarlo. Sai chi l'ha rapita e ti rifiuti di dirmelo. Non ti sembra di pretendere troppo da me? Hai ragione. Ti dirò almeno una cosa. Neala è... Sta attento. No, ti prego. Nasconditi nella carrozza. Nessuno ti cercherà lì. Sparite, presto! Alt! Carmen! Voi proseguite, vi raggiungo subito. Dove stai andando, Miguel? Abbiamo avuto notizie di Neala. Quel bandito ha lasciato un messaggio nello studio del governatore. Chiede 3.000 dobloni per il suo riscatto. Ma no, non è possibile. Perché? Quando catturò il galeone non pretese nulla da noi. Eppure ho qui con me la taglia che ha chiesto. Sto andando al Canyon de Los Angeles dove avrà lo scambio. Miguel, sei proprio sicuro di non ingannarti? Ma non metterai in dubbio la parola del governatore. Addio, Carmen. A presto, Miguel.
segnale, aspettatemi qui. Vai dal governatore e digli che il suo ordine è stato eseguito. E se non fosse morto? Penserò io a finirlo. Aiutami a rialzarmi, ti prego. Che fai? Juan! Juan! No! Grazie, vi debbo la vita. Posso sapere il vostro nome? Mi chiamo Enrico, sono il fratello di Neala. Chi siete? Ti spiegherò poi. Ora non abbiamo tempo. Su, Mendoza, aiutami. Grazie, basta così. Adesso va molto meglio. Lo credo, i miei massaggi fanno miracoli. Shh. Allora? Il governatore è partito per Guayaquil. Solo? C'era una ragazza con lui. Maledetto. Voi due raggiungerete la folgore a Capo Tiburon. Ci occorrono almeno 30 uomini. Noi vi aspetteremo al ponte. E Carmen? È meglio che non sappia nulla per ora. Ma cercherò di tranquillizzarla. Buona fortuna, amici. Bene. Senti, mi dici chi è quel bel giovane? E proprio a me lo vieni a chiedere. Beh... Paquita. Dite? Dovresti farmi un gran favore. Porta questa lettera alla marchesa di Montelimar. Se non puoi dargliela personalmente, distruggila. Intesi? Oh, state tranquillo, io... Ascoltate! Ascoltate! A tutti i cittadini di Panama si rende noto che l'eccellentissima marchesa Carmen di Montelimar offre un premio di 500 dobloni d'oro a chiunque catturerà il corsaro Enrico di Ventimiglia, il famigerato bandito che si è reso colpevole dell'assassinio di suo fratello, Don Miguel. Questa non serve più ormai. Andiamo. È un illuso se crede di poter placare il mio odio con le sue insulse frasi d'amore. Voglio vederlo appeso a una forca. Vi assicuro che non è come pensate voi. Tu lo difendi, vero? È naturale. È facile convincere una donna. Che cosa ti ha detto? Che sei la ragazza più bella del mondo? Che non riuscirà mai a scordare il fascino del tuo bel viso? Oh, Marchesa, il conte non ama che voi. Credetemi, almeno quanto voi amate lui. Meriteresti che ti facessi frustare. Avanti! Il mio cavallo, presto. E una buona scorta. Cosa volete fare? Vado alla fortezza di Guayaquil, se ti interessa saperlo. Voglio assistere alla fine di quel miserabile. Le ultime parole di Miguel sono state per voi. Si preoccupava della vostra sorte. Ha detto: affido la mia Neala al governatore. So che veglierà su di lei come avrei fatto io stesso. Nessuno meglio di lui potrà guidarla, consigliarla, difenderla. Ha detto proprio così. Ve lo giuro. Tra poche ore sarà qui la missione del Darien.
Sapete cosa vi aspetta se varcherete il confine senza uno sposo? Non potete andare da sole in un paese sconosciuto e avere per marito un indios. Neala, perché non sposate il governatore? Chi? Il governatore. Io saprei comprendervi e amarvi come una figliuola. Pensate alle ultime parole di Miguel. Coraggio, Neala, asciugatevi queste lacrime. È tutto pronto per la cerimonia. Non posso, credete, non posso! Quando verrà l'ambasceria del Darien direte che Neala non è stata rintracciata, che è morta quando era bambina. Neala, riflettete. Lasciatemi! Io voglio tornare a Cartagena dalla Marchesa. No, è impossibile, capite? Non voglio, voi non potete. Qui esiste una sola volontà, la mia! Non irritate il governatore, le sue collere sono terribili. Acconsentite alle nozze. No, no! La Marchesa Carmen di Montelimar. Neala. Marchesa! Neala. Cosa fate voi qui? Mio fratello è stato ucciso. Sono venuta per vendicarlo. Tutti noi vorremmo vendicarlo. Ma come? Il suo assassino è fra queste mura. No! Non aver paura. Miguel ha dato la sua vita per liberarti e io non permetterò che Ma tu... no, Miguel non è morto per causa mia. Io sono già libera da tempo. È stato il governatore a salvarmi a Panama. Voi. Uscite immediatamente. Uscite, vi ho detto. Portatela via! Io voglio sapere perché mi avete mentito. Cosa vi fa pensare che Enrico di Ventimiglia si trovi qui? Io non ho detto questo. Ah, no, Sospettavo che l'assassino di mio fratello fosse nella fortezza. Adesso sono sicura che è vero. Tacete! Sbaglio, quella laggiù è Paquita. Paquita! Paquita! Paquita, che cosa fai? Perdonatemi, perdonatemi, signor Conte, se vi ho disubbidito. Ho portato la vostra lettera alla Marchesa, ma non credevo di far male. Ero sicura che avrebbe pianto dalla gioia e invece è corsa a Guayaquil ad avvertire il governatore. Bel pasticcio. Vieni, Barreco. Ma come? Non aspettiamo gli altri. Prima di 2 ore non arriveranno di certo. Non possiamo aspettare tanto. Addio, Paquita! Ricordati di me, cuore del mio cuore. Aspettatemi! Vengo anch'io con voi! Aspettate! Ti chiedo ancora di avere fiducia in me e nel mio amore. Quando tornerò da Guayaquil, riporterò la gioia nella tua vita. Galante il vostro corsaro. Gli prepareremo una buona accoglienza. Miserabile. Ah, dimenticavo. Tuo Enrico. Siete sua complice, è chiaro. Ora capisco come è fuggito dal palazzo. Voglio vederla! Marchesa! Marchesa! Ci tenete, vedo, alla vostra amica altezza. Dite una parola e la scioglieremo. Oh sì, vi supplico, liberatela. Il sì che voglio sentire è in risposta alla mia offerta di matrimonio. Vigliacco! Non posso, non posso! Perdonatemi, Marchesa. Ho buoni argomenti per convincervi. Su, incomincia! Volete sposarmi? No, no, Neala, sii forte, non cedere, non pensare a me. Ricordati che l'assassino di Miguel... Per l'ultima volta, sì o no? No, no. E allora avanti, goditi la sua fine, sarai stata tu a ucciderla. Frustala ancora, più forte! Basta! Consento. Presto, avanti! Il capitano vi aspetta, coraggio! Forza, a cavallo! Voi laggiù! Lasciate i remi e montate a cavallo!
Fuggiteci! Nonno, ci vendi il tuo vino? Non è vino, è aguardiente. E poi è venduto, devo portarlo alla fortezza. Davvero? E quanto te lo pagano? Un doblone e mezzo alla botte. E se te ne offriamo 100? E allora potete prendervi tutto, compreso il carro e i cavalli. Affare fatto. Hai ordinato agli archibugieri di stare in allarme? Sì, eccellenza, e poi chi volete che entri in questa fortezza? Accidenti, che bella bigondiera! Benvenuta, tesoro! Salve, amici! Che bella figlia, padrone Hernandez! Cos'hai, vino o aguardiente? Tutte e due, oggi si beve gratis, offre il governatore! Bene, ci vorrebbe un matrimonio tutti i giorni! Viva il governatore! E viva la bella bigondiera! Chi mi aiuta a scendere? Io! Tu, tira giù la botte! La guardiente non riuscirà mai a farmi girare la testa più di te. Bella! Se paga il governatore, avanti! Che aspetti? Dacci da bere! Voglio vedere chi ne beve di più senza finire sotto il carretto. La bevo doppiata, poi ti dico se l'assaggio mi è piaciuto. Piano, piano, ce n'è per tutti. Largo, questa me la bevo tutta io. Oh, scommetto che dopo un sorso sei già ubriaco. Io? Ora ti faccio vedere. 10 botti come questa e stiamo meglio di prima. Oh, calmatevi. Un altro po', tesoro. Bevi anche tu se vuoi diventare bella. La guardiente ti dona. Bevi. Amor mio. Giù le mani. Ti tratteremo come una regina. Poi tu per tua legittima sposa Neala, principessa del Darien, secondo il rito di Santa Madre Chiesa. Sì. E tu Neala, principessa del Darien, vuoi per tuo legittimo sposo Don Raimondo Vegas, marchese di Montelimari Vergara, governatore di Panama e Cartagena e Maracaibo, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Un momento, padre! Il consenso di Neala è stato strappato con l'inganno. Nessuno si muova! Il conte di Miranda. No, Neala. Sono Enrico di Ventimiglia, tuo fratello. Apri la porta, presto. Guardi a me! Dov'è Carmen? Nella camera delle torture. L'hanno fustigata per causa mia. Salvala, ti scongiuro. Vorresti che ti lasciassi sola? Non ho paura. Saprò difendermi. Sono una Ventimiglia, no? Non è possibile che sia venuto da solo. Non credi che ci attaccheranno? Non è tanto dei corsari che ho paura, quanto del viceré. Del viceré? Le accuse della marchesa di Montelimar possono essere fatali per noi. A questo c'è rimedio. I corsari! Eccoli, stanno attaccando! Ferma tu, maledetta! Thank you.
Regno si inizia sotto il segno propizio di Vega di Saturno. Possa la tua mente essere la saggezza del nostro popolo. Possa il mio sposo dar sempre maggior gloria al trono del Daniele. La mia fedeltà sarà il nostro. Che il regno gliel'abbiamo quasi conquistato noi. Per te ne conquisterò uno molto, molto più grande. Voi che siete un valoroso, perché non vi sposate? Madamigella, sono valoroso, ma non temerario. Ora sì sei mia prigioniera. E per tutta la vita non ti lascerò mai più.